so, so tutto, non parlare più. Lo so che forse è meglio, ma crederci non voglio. Non c'ero preparato, ci vuole fiato a dirti addio. C'è fumo e odore caldo qui, di dolci e di caffè, ognuno pensa a sé. È il giorno più normale, ma io sto male, male. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora, stare insieme è finito.
non li hanno mai spezzati, per donne che li ha rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, che hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro, e cambiarne un po'. Si parlava prima di scalette di concerti, no? E mi parlavi di intoccabili. Questo, per esempio, secondo te è un intoccabile? Questo quale? Questo brano, Uomini Soli. Ah, Uomini Soli. Beh, assolutamente. Beh, cioè, sarebbe la lapidazione del pubblico. Del pubblico. Un pubblico. Beh, è chiaro anche perché è un brano che manifesto. Fa parte della nostra storia, manifesto. E dietro a questo brano c'è tutta una storia di Sanremo, quello che si è portato dietro. Noi dopo 24 anni abbiamo deciso di andare a Sanremo e fortunatamente lo abbiamo vinto. Per questo cui nel 90, che quindi già siamo 20 anni fa. È un brano insomma pesante in però tutti i sensi. Però c'è una new entry in questa tournée, tra i brani che possono essere intoccabili, sì, o quelli che possono essere toccabili, abbiamo trovato la quadra, abbiamo trovato la via di mezzo, cioè i brani storici che ci diverte molto suonare, rivisitati, rienergizzati. E di fatto una delle cose più belle che ci piace suonare ogni sera sono molti dei brani che eravamo abituati a suonare, certo, in una certa maniera, con questa occasione di essere in sei sul palco, averli non riarrangiati, proprio no, ma li suoni e basta. Quando appunto adesso non è ripensati per in una maniera suonata a sei. Quello che quando un gruppo fa musica dal vivo, soprattutto, e voi siete in giro 200 sere all'anno, cioè è naturale, no? Cioè ogni volta che la rifai la canzone è, sì, è un'altra. Sì, questo è vero, però no, devi entrare nella psicologia di persone che hanno suonato in 4 per 40 anni. Ah, scusa, cioè, sì, ritrovarci in sei su un palcoscenico con dei grandi musicisti, come accadrà appunto dal 26 in poi, è una sensazione diversa, insomma, come trovarsi come una sinfonica sul palcoscenico. E questo ci ha dato l'occasione per rivisitare molte delle cose che abbiamo fatto in una certa maniera nel corso di questi anni, e devo dire che è una delle motivazioni più importanti per venire a vedere questo concerto. Senti, una piccola parentesi, visto, sì, che hai accennato prima a Sanremo che avete fatto, sì, e vinto nel 90, poi qualche settimana fa Mazzi ha dichiarato con Morandi, mm-hmm, che ci sarebbero stati i Pooh, poi invece ad un certo punto la cosa è sfumata. Ma Mazzi e Morandi sono venuti a trovarci e a chiederci se volevamo andare, perché ci tenevano tanto. Non coincideva Sanremo con l'uscita del nostro disco, certo, che è uscito da pochi mesi, e quindi avremmo dovuto fare un pezzo nuovo, non c'era tempo, avremmo dovuto ripacchettare, e forse non coincide neanche con le voglie nostre di questo, sì, momento. In questo momento noi abbiamo voglia proprio di fare i musicisti, di suonare e andare in giro. Però ringraziamo Gianni perché è stato carinissimo, ha detto a tutti i giornali: avrei tanto voluto avere i Pooh, certo, e questo è proprio un segno di affetto nei nostri confronti, certo, che è reciproco, perché lui è una grande persona. Pensiamo che farà un bel Sanremo, soprattutto tutelato e protetto da uno che sta dalla parte dei cantanti, perché lui è un cantante principalmente. Assolutamente, assolutamente. Infatti gli ho detto, dato che lui fa questo lavoro da molti anni ed è un personaggio assolutamente credibile, amato da tutti, e hai una bella responsabilità, perché noi da questo Sanremo, in questo momento, la musica italiana e noi che facciamo musica aspettiamo dei risultati, perché questo festival ha il compito, e mai come quest'anno, di produrre dei nuovi artisti, sì, dei nuovi talenti, di, certo, dei nuovi talenti e dei successi che rimette in pista, capito, con le voglie, con la passione, no, che si diceva prima, di acquistare la musica, di entrare nel negozio e prendersi il supporto fisico, esatto, ascoltare come si faceva fino a 20 anni fa, ma non il perché brano a Sanremo, e poi il giorno, esatto, dopo non vedere l'ora di acquistarlo. Ecco, questo vorrei tanto che avvenisse, questo piccolo miracolo. E se dovesse avvenire questo con Gianni a Sanremo, sarebbe una tombola, e il prossimo anno
lo conduciamo noi, sarebbe bene. Bello. Esatto. Era lì che volevamo arrivare. No, anche con artisti magari anche importanti, anche certo. Quelli che hanno sempre visto Sanremo come no, sì. Come ma un sarebbe no. Al di là della nostra conduzione, cioè una battuta che mi è venuta adesso spontanea, sarebbe veramente bello con una conduzione nostra piuttosto che di una grande artista riportare i grandi artisti a Sanremo. Certo, allora facciamo così. Allora noi lo conduciamo. Se avviene quello e io canto però, io voglio cantare. Se Morandi provoca questo e avviene quello che ho detto prima, noi ci candidiamo. Va bene. Ho preso questo registrato. Era abbastanza chiaro che volevo andare a parlare lì. Noi adesso abbiamo capito tutto, possiamo proseguire e riprendere la strada per la musica ascoltata, come diceva Roby, per il gusto di andarsela a riscoprire e a scartare, come si faceva 20 anni fa, non perché 20 anni fa era meglio di adesso, ma perché facendo così la godi di più. No, c'è anche questo da dire. In dieci secondi, una battuta di Murolo. I CD, quelli scaricati così a livello piratesco, portano Iella. E siamo pronti per presentare un brano d'Italia va male. Isabel. Isabel, anima, tu non hai, mi dibatto in notti serili. Isabel, dove sei? Maledetta pioggia, se la vuoi, usami, sprecami, anche se il mio cuore sanguina. Isabel, vivo per te. Isabel, gli uomini vanno via, come sabbia o ladri, cosa fai? Cosa sei? Dove vai? Da che gabbia scappi, fragile Isabel, di chi sei? La tua via di scampo sono io, Isabel, vivi con me. Ti seguirò, catturerò quel tuo cuore folle, è una bugia che non sei via, e ridi alle mie spalle. Che disarmonia questa gelosia, che malattia. Ma di da frenesia, la città qui sfreccia e strepita. Dove sei? Che ci fai sotto questo inverno? Isabel, amami come se stia finendo il mondo. Lasciati invadere, naviga in me. Mi accenderò, mi scioglierò.